che la preghiera energetico ti consola e ti fa compagnia? Sì, è vero. Allora preghiamo insieme. E l'armonia cresce di più, perché con noi ci sei tu. Caro Padre, dolce Spirito, c'è nel mezzo Gesù. Che gran festa questo incontro, un'atmosfera del cielo. Dobbiamo evangelizzare, altrimenti il Signore non ci benedice, perché non evangelizzare significa non amare, significa essere egoisti, pensare a se stessi e non agli altri. Siamo salvati noi, che ci importa degli altri. Questo è il senso. Quindi dobbiamo parlare. Chiacchieriamo di tante cose inutili. Chiacchieriamo con la gente e parliamo del Signore. Invece parliamo, perché siamo dei buoni parlatori, dei buoni chiacchieroni, dei buoni criticoni, però poi quando si tratta di evangelizzare siamo tutti quanti carenti, non sappiamo parlare, ci scocciamo e lo dico 1, 2, 3, 4 volte, 5, 6, lo dico fino alla noia, ma non si sente. Sentiamo solo quando abbiamo bisogno della guarigione, quindi corriamo. Quando abbiamo bisogno di liberazione, quando abbiamo bisogno di qualche cosa, corriamo. E prendiamo solo. Noi diciamo dammi, ma mai diamo. Non diamo mai nulla. È vero che la gente è un po' dura di cervice, la gente ha il collo duro, però la gente ha il collo duro, ma noi ci abbiamo provato. Non lo facciamo, non ci proviamo neanche. Se ci dobbiamo incontrare, se ci dobbiamo divertire, se dobbiamo andare da qualche parte, se dobbiamo andare a divertirci, va bene, subito, pronti, appuntamenti di qua, di là, ci incontriamo e facciamo tutto quello che desideriamo fare. Ma una cosa non desideriamo fare. Il Signore ci ha rimproverati. Vi ricordate che ci rimproverava tanto quando poi si è chiusa la comunità? E allora, quando è che cominciamo a essere ubbidienti? Alziamo le braccia e diciamo: Signore, scusaci, siamo dei figli di collo duro. Quando vogliamo evangelizzare? Quando Gesù sta sulla nuvola? Signore, perdonaci. Santo, 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 noi troviamo scuse a noi stessi. Non rinunciamo a niente, Signore, ma rinunciamo a quello che Tu ci comandi di fare. Cerchiamo di avere una vita mondana, ma non cristiana. I cristiani non hanno una vita mondana. Specialmente in questo periodo che sentiamo tante cose, leggiamo tante cose che ci conducono alla fine, profezie che si stanno avverando, quella profezia di Ezechiele che dice che il Mar Morto, quando avrebbe avuto vita di nuovo, ecco che la fine sarebbe stata prossima. Ebbene, il Mar Morto, se si chiama Mar Morto proprio perché non c'era vita in questo mare, ebbene il Mar Morto
hanno visto dei pesci, ecco quella vita incomincia in questo mare. La profezia di Ezechiele si è avverata e questo è un segnale che sta venendo la fine. Allora a chi stai aspettando? Ma chi aspetti? A chi stiamo aspettando? A che cosa stiamo aspettando? Non è che l'evangelizzazione è solo quella quando il pastore la organizza. Dobbiamo evangelizzare. Io non organizzo per l'evangelizzazione, voi non evangelizzate. Negli uffici lavoriamo, i compagni di lavoro, gli amici, i parenti. Quanta gente sta intorno a noi, ma noi non parliamo. Ci costa molto parlare, ci scocciamo. Il Signore ci chiederà conto. L'Apostolo Paolo diceva: guai a me se non lo faccio. Siamo stati chiamati a questo. Se io non avessi evangelizzato, se io non evangelizzassi, voi non sareste salvati. Se voi siete salvati è perché io evangelizzo. Questo significa evangelizzare, portare la parola di Dio, ammaestrarvi, aiutarvi a crescere, curarvi, tutto questo per amore di Dio, per amore tuo, per amore di Dio. Tu sei curato a 360 gradi. La paura, i dolori, qualche malattia, la liberazione da tutto. Ma tu che dai? Che cosa dai? Teniamo solo le mani stese. Dammi, dammi. Alziamo le braccia. E ognuno di noi chieda scusa al Signore, promettendo di fare bene. Signore, dammi bocca parlante, spingimi, rafforzami, rendimi migliore. Aiutaci a capire quanto è importante evangelizzare. Santo, santo, santo. Toides Plaides. Mentre si trova, cercatelo. Cercate Dio, cercatelo, nel mentre si trova. Lui ricompensa colui che lo cerca e dà la vita a colui che lo trova. Colui che cerca Dio lo trova ancora oggi. Avvicinatevi come si fa con un amico. Invocatelo, invocate Dio, invocatelo finché è vicino. Invocatelo, invocate Dio, invocatelo. Colui che lo cerca e dà la vita a colui che lo trova, colui che
che cerca Dio lo trova ancora oggi. Avvicinatevi come si fa con un amico. Cercatelo, cercate Dio, cercatelo nel mentre si trova. Invocatelo, invocate Dio, invocatelo finché è vicino. Lui ricompensa colui che lo cerca e dà la vita a colui che lo trova. Colui che cerca Dio lo trova ancora oggi. Avvicinatevi come si fa con un amico. Allora, tutti insieme, Gesù è il Signore. Siamo lieti che avete pregato insieme a noi. Alleluia.